Eccoci tornati su Palworld, come sempre, vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, per quanto riguarda oggi, ci andiamo a prendere sia un altro oggetto Dragon, perché praticamente ci danno una mano ad affrontare questi due pal leggendari che sono abbastanza antipatici. A parte questo, c'è rimasta da fare la torre nel bioma innevato e quella praticamente del bioma lavico. Credo che quella del bioma lavico sia un attimino più semplice. Quindi probabilmente quella del bioma innevato la faremo per ultima. A parte questo, mi devo muovere ad entrare dentro la torre perché altrimenti con la vita sono cavoli, che purtroppo c'è caldo. Vediamo un attimino che tipo è. Spero non sia di tipo fuoco. Ma che cavolo? Ma sa che è tipo elettrico. What? Ok. Questo è bello, però. Oh oh. Drago elettrico. Ecco, lo scudo è già andato, fantastico. Però gli ha fatto un bel po' di danno. Oh, ma è velocissimo, tipo. Ma sai che comunque Frostallion gli fa un botto, sapete? Cavolo, 3860. 3500, cioè gli ha fatto veramente un casino. No, ok, Frostallion gli fa un botto. Tipo ghiaccio contro tipo drago è veramente, veramente forte. In più attacca anche abbastanza veloce. Ma sa che non c'è bisogno nemmeno di switchare in realtà. Ma piacerebbe a un certo punto anche catturarlo quello lì però, eh. Tocca solo capire dove spawna. Magari ci facciamo un giro sull'ultima isola proibita, no? E magari lì ci abbiamo anche la possibilità di trovarlo. Perché in giro per la mappa non credo ci sia. Mamma mia che botto che gli dirò comunque, c'è assurdo. Tra l'altro drago elettrico. Cioè guardate che botto che gli dirò. Ma sa che nemmeno gli sparo perché tanto Frostallion ce la dovrebbe fare. Non dico tranquillamente, ma quasi. Eh sì, ancora praticamente è full. C'è assurdo. Metà vita. Un altro pochettino. Dai, dai, dai. Ma poi, scusa, no, ma per curiosità, quanta vita c'hai? 13.000 di vita. Ok. No, perché è tipo un botto, raga. Altri 3.200. Ma gli ha tirato tipo una lancia, ma che cavolo. Cosa strana. Grande così. Vabbè, meteore draconico. Dai, Frostallion, su. Ma veramente, mamma mia, la differenza di danno tra i due che è assurda. Cioè, nel senso. Cioè, considera che non c'è nemmeno da vita ancora. Ti ha dato una botta da 6.500. 3.000 e 3.500, assurdo. Pure ora, 3.600 e 3.600. Un po' il danno lo piglia. Però lui, diciamo, gli fa veramente un botto. Dai, dai, un altro pochettino.
Capa la cosa buona di questo fight è che lui non ci attacca a noi. 3500, 4200, ma che cavolo. No, vabbè. Cioè, devo dire che nemmeno la prima torre è stata così easy, tipo. Cioè, assurdo. Dai, dai, dai. Un altro colpo. Che poi se le fulla anche abbastanza veloce. In realtà. Ole, easy easy. Ma aspettavo fosse molto più difficile in realtà. Vabbè, meglio così. Ma l'uscita tipo? Ah, ok, niente, scusa. Teleporto per noi. E a sto punto me ne vorrei andare tipo. Ho sbagliato. No, 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 fermo, fermo, fermo. Calmati. Aiuto, fammi usare il teleport per favore. Non ci credo. A parte questo incredibile fail, ci spostiamo tra un attimo all'isola proibita. Allora, vediamo un attimino. Dovrei provare anche di notte in realtà. A vedere magari cosa ci spawna. Tra l'altro è tipo velocissimo, ragazzi. Cioè, veramente per spostarsi in mappa con lui. Spettacolo. Speriamo che a un certo punto vengano aggiunti i contenuti. Perché in realtà ci manca praticamente l'ultima torre e l'ultimo boss. Tra l'altro Aste con noi ci spawna pure qui. Questo sveglia. Bushi. Potrei provare magari a farli respawna. Vediamo un attimo sopra. Posso dire che non c'è niente di troppo interessante. Valeris. Vediamo se riusciamo a farli respawn un attimino. Questo gli ha fatto quasi un cavolo. Questo diciamo che qualcosa di in più gli ha fatto, la verità. Non fa vedere da quelli che rompono le scatole. Ci manca soltanto Astegon. Aspettiamo un attimo che si carica la skill su AC. Ole. Grande così. No, raga, non ci credo. C'è Orsec. Soffio del drago. Non gli voglio fare troppo danno, però. Come faccio? Torno un attimo qui. Così però io ne faccio troppo poco. Anubis, fagli tipo il getto di veleno, per favore. Anubis. Meglio che non ti dico che stavo a pensare, mannaggia. Cavolo, raga. Ci posso pensare già a killato. E niente raga, purtroppo stanno respawnando i pal, ma sta respawnando tutto tranne Orsec, cioè tristissimo. Cioè addirittura un altro Valeris, vabbè. Bushi spawna tipo di continuo. Ma è shiny? No. Boh. Ma capito. Popolo ce n'è un altro. Non lo so, ci sto a perdere un po' le speranze. La verità. Purtroppo è pure a fortuna, no? È mortale, tipo. Assurdo. E niente, dai, facciamo giusto l'ultimo tentativo. Oh oh. Ma sai, quelli ci hanno visto. Vediamo un po', proviamo ad allontanarci, torniamo. Si è respawnato, altrimenti ci proviamo la prossima volta. Peccato che Anubis ha one-shottato, cioè assurdo, vabbè.
Veramente, veramente peccato. Allora, vediamo un po'. Orsec grande così. Non gli voglio fare troppo danno, però. Allora. No, 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 no. Grande così. Ma aspetta, che caspita di fine ha fatto. Tra l'altro 26% di chance di cattura. Non male. Dai, su. Per favore, non farmi sprecare tutte le sfere, però. Non ci credo. Dai, 28%, che cavolo. Ma guarda. Assurdo. Dai. Grande così. Supremazia fulminante. Ho letto fulminio. Boh, va capito. Comunque, ottimo così. Tocca soltanto livellare al 50, però c'è nel senso, veramente carino. E ora in realtà ci starebbe prendere un altro Jet Dragon, così poi nel prossimo episodio cerchiamo di prenderci i leggendari che ci mancano, anche se sarà un po' tragica. E purtroppo loro sono due, quindi insomma, non è proprio semplice. Però Jet Dragon dovrebbe fare abbastanza danno. L'unica cosa, meglio andare ad affrontare i due boss con due Jet Dragon, così magari è un attimo più semplice. Allora, in teoria con lui dovrebbe essere abbastanza semplice. 216, cavolo. Semplice mica tanto. E ha fatto un botto. Ai ai ai. Dai, Frostallion, noi crediamo in te. Oh, no. Ma come? Ma cosa? Ma era ghiacciato. Cioè, ha skillato da congelato. Purtroppo non è che gli fa tantissimo danno. Cioè, speravo in qualcosa in più. Onestamente, però. Fortuna che Anubis comunque con oggetto di veleno. Poco danno per volta, però comunque nel tempo gliene fa. Ora un bel colpo gli ha dato, la verità. Non ci credo, però. Così, guarda, veramente è ingiusto, però. Perché quello lì non lo posso schivare? Non ho nemmeno fatto la skill, ma ho dato semplicemente una capocciata. Cioè, assurdo. Allora, raga, purtroppo, diciamo, Jet Dragon non è che vuole collaborare più di tanto, anzi. Non vuole proprio collaborare. Praticamente, ora vi faccio vedere. Facendo accoppiare El Zephyr, che tra l'altro se lo trovo sul Pokédex lo faccio vedere anche dove spawna. El Zephyr, vediamo un attimino, ecco di qui. Allora, habitat da notte. Praticamente si trova in quest'area qui. Facendolo accoppiare con Frostallion, praticamente ci dovrebbe nascere, tra tante virgolette, il boss leggendario segreto, che si può trovare soltanto accoppiando loro due, che sarebbe Frostallion Noct. Tra l'altro, diciamo, abbastanza carino. A verità. Con le abilità, diciamo, non è che stiamo messi proprio benissimo, però. Ma devo dire, non è per niente male. Maestria degli assalti, nì. Sì e no. Vediamo un attimino quello un pochettino meglio con le statistiche. Il problema è che ora, quale andiamo a sostituire? Come sa a sto punto questo?
Allora, vediamo un po'. Condensatore, incremento del danno dell'attributo dell'elettricità 10%. Sinceramente, no, grazie. Cioè, supremazia glaciale, leggenda. Velocità dell'attività non ci interessa. Maestria degli assalti, però non c'ha leggenda. Questo invece c'ha. Incremento dell'anno di attributo oscurità. Ok, ci sta, perché questo attributo oscurità può essere utile. Leggenda. E c'è anche il danno aumentato delle skill tipo ghiaccio. Però, insomma, non è proprio il massimo. Vabbè. È toccando a sostituire lui. Poi praticamente noi avevamo sfera di incubo potenza 100 di tipo oscurità. E il raggio oscuro potenza 150. Quindi a sto punto glieli andiamo un attimino a dare. Tocca livellarlo. Però non male. C'è praticamente lancia glaciale, sfera di incubo, raggio oscuro. Quindi tutte tecniche comunque notevolmente forti. Anche se non è da tipo ghiaccio. Però c'è supremazia glaciale perché Frostalion ce l'aveva. Quindi ci può anche sta. Tra l'altro, facciamolo uscire un attimino. Va bellino. Ci sta un botto. Ora praticamente lo facciamo livellare e poi magari nel prossimo episodio cerchiamo di catturare gli ultimi due leggendari che stanno praticamente qui nel deserto. E nulla, speriamo di riuscirli a catturare tutte e due. E poi alla fine ci manca l'ultima torre. A parte questo nulla, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!